Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Però Emeta, appunto, questo è il problema. È un problema che non lo si risolve in 3, 4 mesi, in 6 mesi. È un problema enorme, pazzesco, è la mamma di tutto, comunque uno dei grandi problemi non solo in Italia. Però vede, io quando sento i discorsi adesso della sinistra dico: scusate, ma voi avete governato questo paese negli ultimi 13 anni, avete avuto i ministri degli interni, i ministri degli esteri, che diavolo avete? Il risultato è questo. Il risultato è il caos che abbiamo appena visto. Con la Lega, non è figlio della Meloni quel caos. No, però mi faccia finire. Con la Lega, con Berlusconi, con chi diavolo volete, eravate voi al governo. E il risultato è il filmato che abbiamo appena visto fuori dalle questure italiane. Quindi cominciamo a dire, voi non siete stati capaci di risolvere il problema. Sallusti. Adesso qualcun altro ci sta provando. Ma non ci racconti le favole. Qualcun altro ci sta provando, voi non ci siete riuscito in 13 anni. Io non dico che la Meloni ci debba riuscire in 20, però nemmeno in 3 mesi. Vediamo se... Guardi, vabbè, che... Niente. No, ma che è un facciamolo problema... finire, poi parla lei, facciamolo finire. Alessandro. No, voglio dire, se la sua soluzione, mi sembra di aver capito dal suo ultimo discorso, è non fermiamo, non gestiamo, non fermiamo chi arriva, e voi non siete stati capaci di fermarlo, allora io le faccio un paradosso, ovviamente, ma se domani ci arrivano 5 milioni di persone in un anno, come le gestisce? Me lo spiega, come le gestisce? Che cosa ne fa? Cioè, dia una soluzione. Che ma non allora, ha trovato in 12 anni. Salusti, abbia oggi. Pazienza però, cioè